paese, un piccolo paese come il nostro, dovrebbe essere un orgoglio indicibile per chi amministra, perché si fa cuore, anima, si fa faccia di tutti i cittadini. Invece questo qui non avviene, qui avviene il contrario. Quelle facce, quelle anime, quei cuori, quel sangue vengono messi sotto i piedi. E siamo ancora a 9 mesi, siamo all'inizio. Restano altri 3 anni e 3 mesi. In 3 anni e 3 mesi si può distruggere un paese. Altro che ricostruire, che costruire il benessere sociale e collettivo, per lo stesso paese. Vogliamo parlare di lavori pubblici? Parliamo. Parliamo di lavori pubblici. 9 mesi di amministrazione comunale. 9 mesi persi nel modus operandi di riuscire a fare o a progettare dei lavori che siano appannaggio esclusivo di un bacino di voti di un assessore o di un consigliere di maggioranza. Ma di lavori veri niente. Di lavori veri niente all'infuori di un ferro di cavallo. A Gesualdo ci sono stati dei lavori, c'è stato un ferro di cavallo. Un ferro di cavallo che, guarda caso, ha cinto in una sorta di fortezza la casa del nostro beniamato sindaco. Ebbene, si è rifatta la strada di Via Salvatore qui alle nostre spalle, e guarda caso quella strada in corso di rifacimento si è abbassata in maniera tale da dare la possibilità al sindaco di entrare tranquillamente nei garage di sua proprietà, che sono confinanti con la stessa strada. Sarà stato un caso, insomma, a voi poi decidere se questo è una casualità, è un qualcosa orchestrato ad hoc. Insomma. Dall'altro lato, l'altra parte della cinta, le scalette di Via del Rico. Le scalette di Via del Rico che puntualmente sono diventate, guarda caso, sono diventate carrabili, anzi... spostatevi un attimo, perché magari potrebbe scendere qualche macchina, visto che ormai questa scaletta a breve diventerà una sorta di variante per entrare nella piazza principale del paese. E poi voglio dire, in merito a queste scale, lasciatemi passare una battuta, insomma, sarcastica, ma che vi deve dare anche da pensare. Non è vero, cari cittadini del comitato